Ho detto no, e adesso finisci. Ti prego, Nathan, solo porta. Ci vanno tutte le mie compagne di classe e non farò tardi, te lo prometto, ok? Stai solo sprecando fiato, Jot. Così non è giusto! Perché tutti gli altri possono uscire e io invece no! Faccio tutto quello che mi chiedi, tutti i giorni, e mai che possa divertirmi un po'! Per l'ennesima volta tu non sei come gli altri e ci sono regole da seguire. Non ho scelto io di essere così, voglio solo uscire e avere degli amici ed essere come tutte le ragazze della mia vita. Ma tu non sarai mai come loro, è una cosa che devi accettare. Buonanotte. Sarò qui accanto. Chiamami se hai bisogno. Fanculo. Lo sai che non posso. Le regole sono re. Ti conviene farmi uscire. Fammi uscire, perché se non lo fai, io mi rifiuterò di lavorare. E potrete dire addio al progetto con Aiden. Per sempre. Dacci un taglio, ti comporti come una bambina. Non gliene frega un cazzo se sfasciamo tutti in questa stupida casa.
Così non funziona. Dobbiamo capire come fare. Sì. Sì, si è calmata. Ha distrutto tutto l'appartamento. Si è calmata. Mi dispiace tanto, Cole. Non avrei mai voluto fare questa cosa. Ma tu lo capisci? È che io devo uscire stasera. Sì, lo so, ma... ma è troppo tardi per tornare indietro. Chiusa. Ovviamente lo è. Ehi, salve, Cole. Jody. Non è un po' tardi per una gita? Cole mi stava portando a vedere le stelle cadenti. Pare proprio che ce ne siano davvero parecchie stasera. Lei non ne ha viste? Non so se sia il caso di uscire a quest'ora di notte. Il professor Dawkins come la prenderà? Per piacere. Davvero. Si tratta solo di qualche minuto e c'è Cole qui con me. E io non ho mai visto una stella cadente. Va bene. Andate, vedrò di chiudere un occhio. Che c'è, Cole? Hai perso la lingua? Ecco, lui ha perso la voce. Pare sia un virus, una specie. Pensi che è molto di più di quello che ha detto durante tutto il giorno? Niente di contagioso, spero. Era meglio se te ne restavi a casa. Più sicuro per noi. Beh, quindi, ci vediamo. Andate pure. Beh, almeno l'auto di Cole non serve cercarla. Telecamere dappertutto. Non è il caso di stare qui troppo a lungo. Ora in macchina e mettiamo in moto. Merda. Non è che sia proprio invisibile.
Devi concentrarti, Jody. L'auto. Libera. Jody. Cole, ma che cazzo? Oh, che succede? Porca puttana, Cole, ma che diavolo ti è preso? Credo proprio di aver capito che cosa mi ha preso. Ti avevo detto di non andare e tu mi hai disobbedito. Hai una vaga idea di quanto sia stato pericoloso per Cole e per te, Jody? Non ricordi la festa di compleanno di Kirsten? Sai cosa può succedere con Aiden, vero? Vero? Mi spiace. Volevo uscire come gli altri, solo per una volta. Lo so, Jody. Lo so.